interviste di GR Parlamento. E a pochi secondi dal mezzogiorno di questo 25 aprile torniamo in diretta sulle frequenze di GR Parlamento. Stiamo ricordando l'intera nostra programmazione, oggi è dedicata alla festa della Liberazione, una festa importante per non dimenticare, per ricordare sempre i valori fondanti della nostra Repubblica. Abbiamo ascoltato nei programmi precedenti, anche di Rai Storia, tante testimonianze, tante cose che naturalmente con il tempo che passa tendono magari a sbiadire, invece noi siamo qui a ricordare. Abbiamo parlato tante volte anche a GR Parlamento dell'importanza durante la resistenza, ma anche prima, del rapporto tra sport e regime fascista, e quindi anche lo sport ha un ruolo importantissimo in quello che succederà in quel 25 aprile, ma soprattutto dopo, perché lo sport, soprattutto lo sport sociale, apre davvero tantissime prospettive ed è uno dei fulcri delle nostre vite, non va mai dimenticato. E anche le scelte sportive, quindi le scelte di politica sportiva, basti pensare a quello che è accaduto poi nel dopoguerra, sono fondamentali per la nostra storia. Ne parliamo con Tiziano Pesce, che è presidente dell'Unione Italiana Sport per Tutti, dedicato quindi interamente allo sport sociale. Buongiorno Pesce. Buongiorno direttore, buongiorno a tutti i vostri radioascoltatori, grazie veramente del graditissimo invito in una giornata importante come questa. Sport e politica, dicevamo, sport e politica, perché le politiche sportive sono fondamentali in questo periodo, direi ancora di più, no? In questo periodo in cui siamo stati costretti da un anno a questa parte a stare chiusi in casa. Ma parliamo prima proprio del rapporto che l'USP fin dal dopoguerra invece ha dedicato alla diffusione dello sport, perché non c'è solo lo sport d'élite, ma c'è anche lo sport di base ed è quello più importante per la salute fisica e mentale dei cittadini. Proprio così, tanto l'USP oggi celebra convintamente il 76esimo anniversario della Liberazione, lo fa rinnovando ancora una volta il proprio impegno al fianco dell'ANPI, ovviamente, di tutte le organizzazioni democratiche e antifasciste del nostro paese. Anche in questi giorni, soprattutto oggi, nonostante ovviamente le restrizioni imposte dall'emergenza sanitaria, sono tantissime le iniziative sportive diffuse su tutto il territorio nazionale, ovviamente alcune online, ma non mancano anche oggi i trofei della Liberazione di atletica, pensiamo alle sedi di Siena, di Roma e tante anche altre iniziative. Un filo rosso, quello che mette insieme la USP, il percorso della lotta di liberazione, della resistenza, e ancora una volta noi oggi vogliamo sottolineare quanto sia importante, ecco, legare un autentico filo rosso, memoria e futuro, libertà e democrazia, che hanno da sempre un significato importante per la nostra associazione, nata nel 1948, li ricordiamo, proprio sui valori della liberazione della dittatura nazifascista, ma che oggi, ecco, vede, arrivando all'attualità dell'ultimo anno, come dire, vive un altro momento particolarmente pesante per l'intero paese, quindi l'emergenza pandemica, ma noi crediamo che ci sia necessità, ecco, anche oggi di parlare di liberazione in questo caso da questa tremenda pandemia che anche nel nostro paese ha già mietuto decine e decine di migliaia di vittime, ma lavorare ancora di più per un corpo intermedio come la USP per costruire, per ricostruire, ecco, il paese, per costruire e ricostruire legami sociali e diritti, per arrivare a superare, ecco, la forbice delle disuguaglianze che vediamo anche in questi mesi essere sempre più ampie. Insomma, un'ulteriore occasione per continuare ad imparare dalla storia, la storia da cui è nata la Costituzione Repubblicana, ma da quella storia da cui ci onoriamo è nata anche la storia, gli ormai 73 anni di storia della USP. Certo, ecco, lo sport quindi come servizio sociale. L'Italia, gli italiani, siamo un popolo di sportivi, ma spesso purtroppo siamo un popolo di tifosi, nel senso che noi lo sport, perlomeno la maggior parte di noi, lo intende sul divano, davanti al televisore, a vedere i grandi avvenimenti, dove siamo sempre fortissimi nel seguire qualunque cosa passi sullo schermo. Ma lo sport è tanto altro, a cominciare dall'educazione dei ragazzi, a cominciare anche
che dà la possibilità di proseguire nell'attività sportiva anche da adulti. E io ricordo che, insomma, mi piace sottolinearlo, proprio lui, tanti anni fa oramai, fu la prima organizzazione che pensò anche, e fu anche forse irrisa per questo, allo sport per gli anziani. Oggi tutto questo è scontato, non lo è stato negli anni. Assolutamente, proprio così, non lo è stato, non è stato scontato negli anni. Allora crediamo che, ecco, oggi in questa fase storica particolare che tutti stiamo vivendo, diciamo così, la WISP debba continuare, ecco, a fare la propria parte per riaffermare e rilanciare come anche lo sport, il diritto allo sport sia un diritto importante. Il diritto allo sport, il diritto alla pratica dell'attività motoria, dell'attività fisica. Una associazione, la nostra, quindi un corpo intermedio sicuramente importante di questo paese, che nella propria storia, diciamo così, ha sempre voluto a influenzare, ecco, non solo, diciamo, il sistema sportivo italiano, ma anche proprio la cultura sociale e politica del paese. Una WISP che ha, lo ricordiamo spesso, che ha permesso al figlio dell'operaio di vedersi affermare la propria dignità, mettendogli al collo una medaglia in anni in cui questo non era così scontato, e poi una grande attenzione a tutte le fasce di età, quindi non solo agli atleti competitivi agonisti, ma ai giovani, ai meno giovani e gli anziani. Diciamo così, volendo sempre, ecco, consolidare una propria soggettività associativa, mettendo al centro sempre gli interessi, anche in quel nostro passaggio importante da sport popolare per tutti, ecco, gli interessi della persona, gli interessi del singolo cittadino, sempre crediamo con una grande, ecco, tensione morale ed etica che ancora una volta il ricordo dei nostri partigiani ci consegna. È un'associazione, ecco, che mai come in questo momento continua a lavorare per emancipare, ecco, lo sport sociale e per tutti, e senza ricercare, sicuramente non l'abbiamo mai fatto e mai lo faremo, senza cercare contrapposizioni col modello dello sport di vertice, col modello dello sport di alta prestazione, ma crediamo, ecco, che soprattutto in un momento così drammatico come quello che stiamo vivendo a causa della pandemia, ci sia assolutamente necessità di emancipare, certo, veramente una volta per tutte lo sport sociale, uno sport sociale che noi riteniamo possa fare la propria parte anche stavolta per uscire dalla crisi, non solo dalla crisi sociale ma anche dalla crisi economica, contribuendo, ecco, a dare al nostro paese anche una nuova visione, un nuovo modello di sviluppo con più sostenibilità, con più inclusione e sicuramente con più equità e giustizia sociale. Ecco, noi intanto ricordo ai nostri ascoltatori che siamo in attesa di collegarci con il Quirinale, tra pochi minuti inizierà appunto la celebrazione ufficiale del 25 aprile che naturalmente seguiremo in diretta. C'è ancora spazio, Pesce, per una domanda, per l'ultima domanda. Noi abbiamo detto l'occasione per rinascere, l'occasione per ricrescere dopo tutto quello che è accaduto in quest'anno. Lo sport è stato duramente colpito, sia come pratica sia dal punto di vista economico. Domani cominciano finalmente le prime timide, speriamo definitive, riaperture, perché se si dovesse tornare ancora una volta indietro sarebbe davvero difficile. Ecco, è questa volta un 25 aprile di speranza per uscire finalmente da una situazione di emergenza. Assolutamente, direttore, un 25 aprile che vogliamo proprio cogliere come, ecco, un segnale che quest'anno arriva alla vigilia proprio di questo appuntamento con una ripresa dello sport di base, dello sport sociale, una ripresa che sicuramente sarà graduale, in cui la nostra organizzazione, ma tutto il tessuto associativo delle decine di migliaia di associazioni sportive dilettantistiche del territorio metterà sempre, come ha dimostrato in tutti i mesi precedenti, grande responsabilità, però ecco un timido segnale di ripresa che noi vogliamo cogliere e soprattutto lo vogliamo cogliere con il nostro dovere di rappresentanza che portiamo avanti non solo come livello nazionale del WISP, ma ovviamente con la collaborazione di tutta la nostra rete associativa a partire dai comitati territoriali e regionali, guardando al prossimo futuro, diciamo così, con da un lato ancora maggiore consapevolezza e responsabilità, con impegno ma anche con una buona dose di speranza, di fiducia. E allora l'occasione per me di questo collegamento con voi, con il Parlamento, è proprio giunta per
sottolineare quanto ci sia bisogno che a partire dal governo, ma soprattutto le forze parlamentari, mettano sempre maggiore attenzione sui temi dello sport sociale, sui temi del terzo settore. C'è necessità, ecco, di arrivare quanto prima a un vero e proprio riconoscimento legislativo del valore sociale e dello sport. Questo deve arrivare sicuramente tramite atti normativi e legislativi chiari, importanti, ma deve arrivare anche con un superamento di quella che rimane una grande disparità, una grande sperequazione, noi la vogliamo definire così anche in termini di risorse che lo Stato alloca ogni anno sul tema dello sport. Continuano ad esserci pochissimi punti percentuali di risorse destinate allo sport sociale, ma noi crediamo che da questo passi veramente la rimessa in moto, ecco, voglio dire così usando questa metafora, la rimessa in moto del paese, soprattutto partendo dall'attività sportiva e dall'attività motoria. Speriamo davvero che sia così, grazie a Tiziano Pesce, presidente dell'Unione Italiana Sport per Tutti. Noi tra pochissimo ci colleghiamo con il Quirinale. Buon 25 aprile Pesce, buon 25 aprile a tutti gli sportivi.